Dunque 90, ma siccome voglio arrivare a 120, vedi, ho comprato il bastoncino. Compie 90 anni Paolo Masi e continua a guardare con vitalità e ironia al futuro. A lui è dedicata la mostra In Florence, opere degli anni 80, con alcune delle sue opere che furono esposte in sala d'arme a Palazzo Vecchio nel 1985. Paolo Masi coglie l'occasione per una sorta di ripensamento personale, quindi sono opere che hanno una loro forte intimità, un senso forte di poesia, una grande attenzione alla sensibilità artistica individuale, e un po' come se l'artista ripensasse al suo percorso, alla sua volontà, se vogliamo utopica, di cambiare il mondo, e che si accorgesse che invece l'arte deve forse sì cambiarlo, ma cambiare più le coscienze, cioè lavorare più sulla dimensione della poesia e parlare all'uomo attraverso la dimensione della sensibilità. Avevano l'esigenza di una unità, tutto sommato, anche nella vibrazione. E allora le mettevo per terra, in particolar modo queste misure, e col pennellone, il barattolo di colore, gli giravo intorno e lasciavo cadere le goccioline. Vedete, assommandosi a vari passaggi, a vari colori, poi va a finire, le alzavo e dicevo: guarda che cazzato ho fatto. Invece dopo, rialzandola un'altra volta, ma sarebbe proprio bella, capito? Sì. Inaugurata nel giorno del suo compleanno presso gli spazi della Galleria Frittelli, la mostra resterà visitabile fino al 14 luglio per un artista attivo fin dagli anni 50 che ha sperimentato una grande varietà di materiali, dal cartone al legno alle polaroid fino alla tela cucita e al plexiglass, e che in queste grandi tele vede fondersi un richiamo alla natura con l'elemento tecnologico come un brusio di fondo simile a quello emesso dal televisore quando non ci sono immagini proiettate al suo interno. E noi abbiamo deciso di ritirarle fuori perché erano dei lavori eccezionali dove hanno impiegato molto tempo di realizzazione all'artista, e celebrano anche il colore, la gioia e la vita che rappresenta appunto un po' tutto l'iter del percorso artistico di Paolo Masi. E soprattutto questo grande legame che ha con la città di Firenze, che non ha mai abbandonato dove è nato e ancora vive e lavora, nonostante abbia 90 anni, ma è una grande persona, un grande artista, è una grande gioia, un grande lavoratore. E questa è una delle cose più divertenti che un pittore possa fare, cioè riguardarsi, rivedersi, ricorreggere, e ci vuole felicità. Vissuto nella felicità.